amanti del mondo del futsal Coba, ben ritrovati ad una nuova puntata del format Coba Live. Siamo qui per parlare ancora del mondo degli Sharks, come facciamo sempre, con i protagonisti diretti. Quest'oggi ci focalizzeremo sul mondo dell'Under 21 e lo faremo con Giulio Mancini. Buonasera Giulio. Prima di introdurci all'interno di questo campionato che voi avete appena concluso, no? Tramite l'uscita dai playoff, volevo focalizzarmi con te sulla tua esperienza che hai avuto con la rappresentativa di categoria. Recentemente hai partecipato a un torneo, ce ne parli, com'è andata insomma? È andata benissimo, è stata un'esperienza fantastica, con dei compagni veramente magnifici sia dentro sia fuori dal campo. Purtroppo siamo usciti subito ai gironi dopo 3 giorni, in Valle d'Aosta siamo andati quest'anno, però veramente me la ricorderò a vita, penso, questa esperienza. Tutto è passato dalle buone prestazioni che tu hai fornito in campo con la maglia del Futsal Coba. Quest'anno ho fatto, penso, un buon campionato come primo anno, appunto, dopo 10 anni di calcio a 11, quindi diciamo di sì, dai. Perfetto. Sei riuscito a ritagliarti uno spazio importante anche lì a questo torneo a livello di minuti, a livello di prestazioni, anche di gol, a livello numerico? Diciamo di sì, perché alla fine con 3 partite che abbiamo fatto i minuti ci sono stati, anche 2 gol, quindi mi posso ritenere soddisfatto. Del Futsal Coba poi non eri solo, perché con te c'era un altro tuo compagno che è Valerio Pondamatteo, il portiere, sì. Che poi casualmente destino ha voluto che si infortunasse poi in una partita, vero? Sì, sì, si è infortunato in semifinale, se non mi sbaglio, perché la categoria lì è andata più avanti, quindi si è fatto male al dito, se non mi sbaglio. Tu, Giulio, ti sei confrontato anche con giocatori di caratura nazionale. A che livello è questo Giulio Mancini? Non lo so adesso che domande, però sicuramente su c'era un ottimo livello. Non era più comunque il campionato che c'ho qui. Sono i giocatori più forti di tutte le regioni, quindi è stata dura. Un Giulio Mancini che, come ci dicevi prima, nasce dal calcio a 11, come mai sei passato al calcio a 5? E da quanto tempo soprattutto? Da quanto tempo? Questo è il primo anno, come ho detto prima, e diciamo che non lo so perché a fine agosto ancora devo decidere se rimanere a calcio a 11 oppure cambiare. Ho l'idea un po' confusa, ecco. Dopo Roberto del Futsal Coba mi ha convinto e ho voluto buttarmi, ecco. Con chi giocavi prima di arrivare al Futsal Coba? Giocavo con la Folgore Fallerone, mi allenavo in Serie D. Dopo purtroppo varie vicissitudini ho voluto cambiare. Con Mr. Bozan, quindi? No, all'inizio era il Mr. Zaini. Ah, quest'anno? Quest'anno? Sì, sì, l'anno scorso, certo. Sì, sì. L'anno scorso Bozan. Invece? Sì, però con la Fermana. Ah, capito. Bene. Ripercorriamo un po' gli step che ti hanno portato al Coba la scorsa estate. Com'è stato l'approccio, come si è concretizzato e come ti sei trovato poi durante l'anno? All'inizio è stata un po' dura, perché comunque, come ho detto prima, 10 anni di calcio a 11 è davvero difficile riambientarsi. Però Roberto mi ha fatto vedere la strada, mi ha mandato lui qui, ecco. Sono felicissimo adesso, quindi andiamo avanti. Qualche difficoltà c'è stata all'inizio, come ci dicevi, però tutto superato perché avete centrato un grande obiettivo. Primo anno, lo ricordiamo, la matricola, l'Under 21 del Futsal Coba, è arrivata ai playoff addirittura. Sì, sì, siamo arrivati ai playoff quest'anno, obiettivo che all'inizio è improponibile praticamente. Quindi arrivati ai playoff siamo usciti purtroppo con il Porto San Giorgio, una partita che è stata non facile neanche sulla carta, quindi alla fine del risultato non posso lamentarmi, però della squadra sono contentissimo. Poi soprattutto un derby molto sentito. Hai un rimpianto di quella partita? C'è stato magari un episodio che ha fatto svoltare il match a loro favore? Che cambieresti? Certo, sicuramente i 2 cartellini rossi sono stati abbastanza, hanno influito tanto nel match, però l'arbitro ha deciso così, quindi perfetto. Ora la vostra stagione a livello di Under 21 è terminata, farete qualche torneo, non so, la società ha in programma qualcosa oppure siete in vacanza già? No, guarda, l'Under 21 ha finito quest'anno il campionato, quindi forse faremo un altro allenamento, ma l'Under 21 adesso ha cambiato finito. L'ultimissima per te è doverosa,
dal tuo futuro cosa ti aspetti, come ti sei trovato nel calcio a 5 e insomma vorresti proseguire in questo sport? Penso che proseguirò, sì, perché quest'anno, come ho detto prima, mi sono trovato benissimo, quindi perché no, l'anno prossimo vedo un buon futuro. Col Cobà o con un'altra squadra? Sei ancora in under per in età under 21 anche l'anno prossimo? Sì. Quindi potresti rimanere a far parte della selezione giovanile? Sì, quindi anche del Cobà penso, non sono sicuro di parlare con Roberto e la società, però il Cobà mi sono trovato benissimo, quindi non vedo perché cambiare. Ecco. E lo vedremo, dai, ti auguriamo comunque di restare. Sì, e dopo questa chiacchierata con il giovane Giulio Mancini lo ringraziamo e gli facciamo tanti tanti in bocca al lupo per il futuro, e noi ci rivediamo alla prossima puntata del format Cobà Live.